Questo programma è presentato dall'Associazione Giornalistica Sportivo Culturale per la Crescita dello Sport Territoriale, L'Altro Calcio e L'Altro Giornale. Siamo allo stadio Gaetano Romanelli di Monte San Giacomo per seguire l'incontro di calcio tra il Sassano e il Real Pontecagnano, gara valida per la 22esima giornata del campionato regionale di promozione. Intanto vediamo dell'Arciprete che prova il pallonetto e realizza il vantaggio del Real Pontecagnano. Sembrava che la palla andasse oltre la traversa, invece al quarto minuto e mezzo c'è il vantaggio del Real Pontecagnano con dell'Arciprete che sblocca il risultato. Tutto pronto. Vediamo che c'è questa battuta di Albano che potrebbe provare anche la conclusione. Palla a girare e infatti va in rete. Rete di Albano al decimo minuto. Batte questo calcio di punizione, lungo pallone in mezzo, palla e c'è la rete, la rete del Sassano alla mezz'ora, una rete importante quella realizzata dal numero 4 De Angelis. Disperato assalto da parte del Real Pontecagnano che tenta questa soluzione, è proprio Sorriso e c'è il salvataggio sulla linea ed esulta come se avesse realizzato una rete il numero 5 De Nigris. Ed arriva il triplice fischio, il Sassano vince 2-1 con il Pontecagnano. Voleva a tutti i costi quel rigore inesistente, noi con Grimaldi abbiamo sbagliato il terzo gol, il ragazzo stanco e quindi e anche da perdonare, ma avevamo preparato questa settimana e ci tenevamo a portare quest'altra 3 punti a casa per continuare a sperare nella nostra salvezza. Ecco, dopo la vittoria del Vigor Castellabate la classifica davvero era diventata difficile per il Sassano, questa vittoria era fondamentale e si è riuscita a centrarla. Meno male, siamo a 25 punti e quindi abbiamo scavalcato almeno altre 2 squadre e siamo, mi sembra, 6th-ultimi. Però dobbiamo ancora preparare quest'altra trasferta ad Amalfi e vediamo cosa succederà sabato prossimo. La lotta per la salvezza è apertissima. Sì, a questo punto è apertissima. Noi ci crediamo, ma abbiamo altre 7 partite da combattere fino alla fine. Mister Angelo Quaglio, un volto noto nel Vallo di Diano per i suoi trascorsi nella storico Valdiano, oggi tecnico del Real Pontecagnano in questo scontro diretto per la salvezza contro il Sassano. Un suo giudizio su questa gara? Il giudizio è che il risultato è probabilmente in virtù delle occasioni create era più giusto un risultato di parità, però il Sassano di Corleone nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà, ma il motivo principale è che noi eravamo imbottiti di under perché erano fuori ben 8 giocatori tra squalifiche e infortuni e non si possono regalare tanti giocatori alla lunga, non hanno retto la tensione e qualche errore l'abbiamo commesso, fermo restando che abbiamo dei limiti, grossi limiti. Ecco mister, la lotta salvezza è apertissima, questa sconfitta vi fa precipitare di nuovo nella zona, però la classifica è cortissima, il Sassano ora è a -1 da voi, ma tutte le altre non è che sono tanto distanti. No, siamo praticamente tutte le squadre in 4-5 punti, quindi una vittoria ti tira fuori, una non vittoria ti risucchia dentro, è un momento così del campionato, ci vorrà ancora qualche giornata prima che si delineino bene le situazioni, è normale che le squadre in questo momento chi ha a disposizione tutta la rosa riuscirà a tirarsi fuori, chi ha dei problemi come noi bisogna insomma lavorare molto e sodo. Mister Cammarano, ancora una vittoria importante in chiave salvezza, ancora una vittoria in rimonta contro una diretta antagonista come il Real Pontecagnano, ora la salvezza è sempre più alla portata di questo Sassano. Beh, noi la squadra ha reagito a un momento no di quella partita che abbiamo perso in casa 3 domeniche fa, dopo quella partita abbiamo fatto un risultato che vale doppio, diciamo, perché andare a vincere a Castellabate con la seconda in classifica
diciamo, non sono 3 punti ma sono bensì 6 punti, perché non credo che le altre squadre ci andranno a vincere così facilmente. Oggi era uno scontro diretto e dopo che abbiamo subito un gol con un vento sfavorevole che ci ha un po' ingannato i miei giocatori, pure il portiere, però abbiamo avuto la caparbietà e il carattere di reagire e oggi possiamo dire che siamo per la prima volta quart'ultimi in classifica. Ecco, ora c'è ancora però tanto da lottare, perché la classifica è cortissima, come dicevamo anche con il tecnico Angelo Quaglia, e c'è ancora tutto da decidere. Sì, siamo a 6 punti dall'Olympic Salerno e a 6 punti diciamo dai playoff, perché quest'anno i playoff non ci saranno, però per dare in immagine e l'impressione della classifica come così corta, noi domenica andremo, sabato andremo a giocarcela con un'altra concorrente che ora ce l'abbiamo un punto e andremo a farci la nostra partita senza nessun remore della squadra che andremo a affrontare, e sarà così per ogni partita. Io gli ho detto ai ragazzi, noi dovremo lottare con quelle che stanno più alte di noi e quelle che stanno più basse di noi, così ci possiamo salvare.